Tra le morbide colline e i fertili campi dell'Emilia-Romagna emerge un autentico capolavoro culinario. Benvenuti nel mondo affascinante del parmigiano reggiano, il rinomato formaggio italiano apprezzato dai conoscitori di tutto il mondo. Dalla scrupolosa selezione degli ingredienti alla maestria artigianale tramandata di generazione in generazione, ogni fase della produzione del formaggio testimonia la dedizione e l'abilità degli artigiani. L'arte casearia italiana ha raggiunto fama globale. Dal gorgonzola con le sue radici nel nord montano, al grana padano e al parmigiano reggiano, l'Italia si rivela come una terra di formaggi straordinari. Tutto parte dalla qualità del latte, proveniente dalle mucche che vagano nei verdi pascoli della regione. Il parmigiano reggiano è prodotto esclusivamente nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a sinistra del Reno e Mantova a destra del Po. Qui si concentrano gli allevamenti in cui le bovine vengono alimentate con foraggi prodotti in quest'area. Larga parte è prato stabile, un miscuglio naturale di erbe perenni con predominanza di trifoglio bianco e rosso. I terreni sono preparati in pendenza, consentendo lo scorrimento controllato dell'acqua lungo i campi e garantendo un'irrigazione uniforme. L'erba medica è destinata in gran parte alla produzione di fieno per l'inverno. Raccolta in estate, viene stivata nel fienile. Così le vacche sono alimentate in modo tradizionale e secondo il ciclo delle stagioni. Cosa si intende per alimentazione tradizionale? Si intende che come facevano i nostri nonni, nel periodo invernale chiaramente si dava il fieno, ma in primavera, appena possibile, ci dava anche fieno con erba, perché riteniamo che fatto in questo modo abbiamo un formaggio che ha qualità organolattica superiore. Le mucche producono il latte ricco e di alta qualità. Il latte si munge ogni 12 ore, alle 4 del mattino e alle 16 del pomeriggio. Appena munto viene trasportato al caseificio dove inizia ad essere lavorato. Il latte della sera viene fatto riposare nelle ampie vasche d'acciaio durante le ore notturne. Quest'antico processo, che si chiama stesura, permette il naturale affiorare della panna. Separato dalla panna, il latte viene versato dalle vasche direttamente nelle tradizionali caldaie in rame. Intanto la panna, rimasta nelle vasche, andrà a costituire la base di altri prodotti, come il burro. A questo punto, e siamo alle prime ore del nuovo giorno, viene aggiunto il latte del mattino appena arrivato, intero e fresco di mungitura. Mescolando il latte scremato serale con quello intero del mattino, è ora dell'aggiunta del siero innesto, una coltura naturale di batteri lattici, per avviare la fermentazione. Il casaro riscalda il latte e aggiunge il calice di vitello al momento giusto, avviando così il processo di coagulazione. Bastano pochi minuti e la cagliata si è formata. Con lo spino il casaro rompe la cagliata in piccoli pezzi. Questa operazione, denominata spezzata, viene fatta a mano per determinare artigianalmente la granulosità della pasta.
questo punto può iniziare la cottura. La cottura avviene senza mai superare i 55 gradi centigradi e in breve tempo. La cottura dà luogo al depositarsi della massa caseosa di circa 90 kg sul fondo della caldaia. Dopo circa 50 minuti viene fatta risalire. Viene tagliata manualmente in due parti di oltre 40 kg, dando vita a due forme gemelle. Vengono tolte dalla caldaia e momentaneamente sciacquate. Poi vengono messe in forma negli stampi circolari, dove riposano fino al giorno dopo. Vengono applicate la placca di caseina e la fascia che incideranno per sempre sulla superficie di ogni forma la sua carta d'identità. Le forme, dopo aver riposato, vengono spostate nella sala di salatura. Vengono immerse in una soluzione di acqua e sale. Vengono rigirate manualmente per circa 20 giorni. In questo periodo la forma espelle l'acqua concentrando sapori e nutrimento. Dopo la salatura viene la prima stagionatura che dura circa un mese. Allora, il formaggio dal salatoio viene portato qua in magazzino, che qua incomincia la stagionatura del formaggio. E nei primi 2-3 giorni deve essere voltato ogni giorno, e poi si volta una volta a settimana, e lo si imbellisce un attimo con lo spigolo e questo lavoro viene fatto su tutto il formaggio. Fra 20 giorni questo formaggio viene preso e spedito in un altro magazzino a finire la stagionatura, almeno per i primi 12 mesi, dove poi verrà anche la battitura e l'espertizzazione del consorte del parmigiano di Cipro. Migliaia di forme di parmigiano reggiano riposano nei magazzini innovativi, dotati di tecnologia all'avanguardia per la conservazione e stagionatura. Appoggiate su assi di legno massiccio, le forme attendono altri 10 mesi per ricevere il marchio del consorzio di tutela. A 12 mesi arriva il consorzio del parmigiano reggiano che fa l'espertizzazione, cioè la battitura. Un suono chiaro e vibrante indica una struttura interna uniforme e una buona maturazione del formaggio. Il muro è omogeneo, quindi la forma non presenta difetti all'interno. Perciò si chiama forma scelta. Quindi è una forma scelta. Come forma scelta può proseguire alla stagionatura. La lenta stagionatura di 24 mesi e oltre preserva la ricchezza degli elementi nutritivi, producendo un parmigiano reggiano ricco di carattere e pieno di sfumature, proprio come i campi fertili dell'Emilia-Romagna.